padre che quando ero molto giovane, invece di darmi la paghetta, diceva questa scena prova a scriverla tu. E io mi mettevo lì studiando, cioè facevo 6, 7, 8, 10 pagine. Dopodiché lui diceva, ah sì, beh non è male, sì è utile, utile. Poi andava a vedere, le aveva cancellate tutte, meno una riga, e quella riga era. E che è stata una grande lezione in realtà di sceneggiatura, cioè quanto poco si deve scrivere quando si scrive, si fa un film, perché quasi tutto in realtà è detto dalle immagini, no? Dai personaggi, così. Ma non di questo volevo parlare, ma volevo soltanto dire che mio padre, che ho visto anche ieri, naturalmente ho sentito più volte oggi, è felicissimo di questa serata, non se la sentiva, di venire qui, non tanto credo per una questione fisica, perché solo 2 giorni fa uscito di casa ha detto me ne sono andato al ristorante perché avevo una grandissima voglia di mangiarmi un bel piatto di trippa, per cui proprio insomma non è così malandato, ma emotivamente probabilmente non se la sentiva di affrontare questa serata. Manda i suoi migliori auguri, ringrazia tutti moltissimo. E questo devo dire semplicemente, poi se c'è qualche aneddoto che volete sapere, posso anche raccontarlo, perché io sono vissuto in una casa dove tutti i giorni praticamente arrivava qualche regista o qualche sceneggiatore. Io con Flaiano, per esempio, sono stato molto amico personalmente, ma anche di Fellini, dire, erano persone che circolavano a casa. E mi ricordo quando avevo, non so, l'influenza, Fellini veniva nella mia stanza e per distrarmi faceva tutti quei disegnetti che poi sono diventati famosi e che purtroppo non ho conservato. Per cui insomma questo tipo di ricordi certamente ce li ho, anche se poi nella mia vita io ho fatto tutt'altro. Io sono stato soltanto una volta fatto assistente di Fellini in quell'episodio di Boccaccio 70, Tentazioni del dottor Antonio, dove ho fatto anche una piccola parte tra l'altro. Ma normalmente io ho fatto il documentarista, cioè un percorso sempre di cinema, ma di tutt'altro genere. E in questo percorso mi ha portato negli ultimi anni a insegnare all'università a Napoli, dove appunto ho incontrato l'amico Sainati che mi ha, tra l'altro, mi ha aperto degli orizzonti attraverso un approccio da semiologo raffinato, che noi artigiani in fondo non conoscevamo, no? O almeno io non conoscevo. Ecco, vi ringrazio molto e sono a disposizione durante il dibattito.